Valerio è stato volutamente chiuso là dentro. Volevano sbarazzarsene. Valerio è stato soppresso dall'istituzione, ma è stato soppresso. Mio figlio non me lo ridà indietro nessuno. Però che la morte di mio figlio sia un faro su queste altre morti che stanno accadendo e che accadranno se non si fa qualcosa per questo buco istituzionale su sti ragazzi. Qui c'è un cratere istituzionale. Questa è la mia missione adesso, non ho altri scopi di vita io. Perché una schifezza del genere, a fare queste cose dentro a una cosa istituzionale, non ci deve stare. Io non li sento sti 3 anni e mezzo. Per me è ieri che è morto Valerio, non mi sono volati a me questi 3 anni e mezzo. Mio figlio era un ragazzo ipersensibile, molto, molto, molto sensibile, forse troppo sensibile. Era un ragazzo cognitivo, in quanto era in grado di fare cose come tutti, ma purtroppo aveva delle cadute. Cadute che gli psichiatra chiamavano vizi imparziali di mente. Viene preso in flagrante per un furto di motorino, viene preso a cavallo di un motorino, quindi chissà che sarà, insomma, non si fa, lo so, però alla fine se andiamo a vedere, sono spicci. Viene messo agli arresti domiciliari a Villa Letizia e lì conosce dei personaggi che non erano sicuramente opportuni che conoscesse un ragazzo del genere. Insieme cominciano, mio figlio comincia ad utilizzare la cocaina perché gli viene continuamente ribadita da questo personaggio e poi cominciano ad andare a fare delle rapine. Arriviamo al 3 settembre, sul raccordo anulare non si ferma alla richiesta della polizia. Da lì l'inseguimento, il ragazzo viene preso, gli viene fatto il processo in direttissima il lunedì, perché quando è stato preso era il venerdì notte sul sabato, e nel processo viene condotto ai domiciliari. Ai domiciliari le guardie decidono che non ce lo possono lasciare, perché dicono che la casa non è adatta, che è meglio la prigione della casa perché ci sono troppi animali. Viene portato a Regina Coeli e viene detenuto lì dentro fino al 1° dicembre, dalla quale struttura di Regina Coeli esce per la struttura di una REMS di Ceccano, la REMS di Ceccano. Valerio scappa, ritorna a casa e lui sempre a casa dalla mamma tornava. Che il 23 viene la squadra della pubblica sicurezza di Ostia, lo arrestano, lo prendono. Io l'avevo visto che mio figlio era arrivato alla frutta, io l'avevo visto, io me ne ero accorta che era stanco, era quello il momento di aiutarlo veramente. Torna in carcere. E nessuno apre quella gabbia, neanche l'avvocato difensore. Che a gennaio lui in carcere si era autolesionato, si era tutto tagliato. Il 24 febbraio lui esce alle 10 e qualcosa per la terapia del sonno, alle 10 e mezza e qualcosa per la terapia del dolore, torna in cella e si ammazza. Processo ci stanno 6 guardie carcerarie, mi pare che da 7 siano diventate 6, se non vado errata, e una dottoressa psicologa. Un processo per omicidio colposo, sì. La direttrice ha limitazione della libertà personale e sottrazione di atti di ufficio. Lui andava a cercare i cinghiali, andava a lottare con i cinghiali. È sempre stato un mogli dell'infernetto, insomma. Era un po' selvatico, selvaggio, sì, ma alla fine non era quello che hanno voluto far credere che fosse. E poi per me era pappa e pannolini. Io me lo so cresciuto. Era un bimbo stupendo.